Ragazzuoli! Comunque non immaginate, prima in bagno ho tirato uno stronzo enorme. Oddio, vabbè, era un po' inopportuno, ok, vabbè. Comunque, buongiorno signori in questa nuova live. Come mi sentite? No vabbè, no vabbè. Siamo pronti oggi per giocare seriamente, perché l'ultima volta non abbiamo fatto un cazzo. Quindi adesso vediamo un po' di fare delle cose. Sono spawnato nell'esatto momento in cui vi ho lasciato ieri sera. Vi giuro, non sono più entrato e già trovo delle cose diverse. Io sospetto che qualcuno qua abbia usato la Creative. Spero che Alex non era operatore, però Ciampo lo è, quindi boh, potrebbe averglielo concesso. Non lo so. Non lo so. Però diamine, bello! Cioè, adesso bello, è migliorabilissimo, per carità. Però già abbiamo un rifugetto già bello pronto. Signori. Allora, c'è la chat che già. Dio boia, la chat è qualcosa. Questa roba qui che appare. Che cos'è? Che cosa diamine mi rappresenta? Allora, facciamo una cosa. Ok. Tanto per adesso non c'è niente da vedere in chat. Ma Alex, in tutto questo, cosa. Dov'è? Cioè, io l'ho visto entrare, ma proprio pochissimo fa, praticamente quando ho startato la live. E io, cioè, non so se è con loro. Non c'è qui. Non c'è qui. Proviamo ad uscire. Proviamo ad uscire a fare qualcosa. Allora, siamo già qui nella basozza. No, come vedete, non abbiamo niente. Però è un inizio, dai. Un inizio. Le scale si potevano far meglio. Diciamo che non è una base vera e propria. Se la vogliamo trasformare in qualcosa di serio. C'è molto da fare, ecco, c'è molto da fare. Però momentaneamente pensiamo prima di fare co le cose bene, di costruzioni, dobbiamo pensare un po' a potenziarci, perché siamo messi nella cacca adesso. Siamo messi veramente di merda adesso. Ci possono spulpare tutti. Vabbè, buongiorno, buongiorno chat. Ciao Foxy, ciao Alex. Ciao Alex, mi raccomando, la chat vocale sul gioco, eh. La chat vocale sul gioco, metti push to talk che ieri sera eri un casino ieri sera. Allora, beh, io direi che questa è la live adatta per farmare un po'. Io andrei un po' in giro e a vedere cosa riesco ad accaparrare, perché non ho niente, letteralmente non ho niente. Depositiamo un po' di cose inutili e si va, senza perdere tempo. Loak, vabbè, sdigazzi, si va. Allora, mi ricorderò la strada per uscire. Mi ricorderò la strada. Diego, mi tippi? Ok, Alex, se ti sei messo a posto la chat, ti tippo e poi andiamo insieme. Sì, poi vedete, ci sono vari bro qua. C'è anche il nuovo arrivato qua, che non è dalla parte nostra purtroppo, però cosa ci vogliamo fare? Ah, giusto, ho disattivato la chat perché mi ha fatto tirare i santi, quindi attivata. E TP il nostro caro Pratibello. Alex! Salve, non hai attivato il push to talk, come immaginavo. No. Poi sei anche su Discord. Io sento pure la voce degli altri. Io non ci credo. Metti il push to talk. Vabbè, ok, no, sì. Quando non tieni premuto il pulsante non ti sento. Quando lo tieni premuto ti sento. Funziona così il push to talk. Oppure al contrario, puoi fare direttamente che. Uno che scegli te. Dalle impostazioni. Te l'ho già detto. Premi V e lo imposti. Oh, Madonna santa. Alex, è intuitivo. Allora, tu apri, appena apri il menu, vedi le impostazioni. Sì, è sempre con V. Con il cacchio di V apri il menu e lo trovi. Scorri un po',
dove c'è scritto Activation Type, cioè voice, lo clicchi, lo cambi e c'è Push to Talk. O in alternativa, premi M ogni volta che ti vuoi mutare. Cioè, di conseguenza, ti muti quando non vuoi parlare e ti smuti quando vuoi parlarmi. Madò, che fastidio! Madò, che fastidio, ragazzi. Alex, ci sei? Mici è lei? Ciao. Oh madonna, Alex, mettiti a posto, ti prego. Si metta a posto, la prego. Allora, comunque, intanto c'è pure, attenzione pericoloso, il plamone in chat, il villain, ragazzi. Potrei anche avere un TP, la prego. Mi dispiace, ma questa è una zona riservata, a meno che qualcun altro l'abbia già spoilerata. Non mi dire, Alex. So che tu ci sei stato anche ieri sera. Cioè, quando io sono andato, non è che tu hai continuato a giocare. E loro erano online, quindi potresti aver benissimo. Ah, noi ci possiamo tippare da voi. Ah, ok, chiedete il TP di qualcun altro. Ok. Ah, vuoi tippare tipo il Mona da te. Ok. Vai, tippati. Tipped. Allora, cosa facciamo? Dato che io non voglio che si scopra l'esistenza di questa base, facciamo una cosa interessante. Facciamo una cosa interessante. Allora, io metterei. Aspettate, mi sa che conviene aprire Discord. Così vi lascio la schermata del personaggino che parla. Intanto non riusciamo, Alex. Ok, vedo che ti sei mutato. Comunque, bravo. Bravo, ci sei arrivato. Si gode. Vedo che online c'è anche Andy. Chissà se dopo ci raggiunge. Intanto mi metto in stanza principale, però mi muto. Ecco qua. Ecco, così già avrete. Ecco, vedete qua. Discord. Oddio, non buggarti, ti prego. Non questo, eccolo qua. C'è il Discordozzo. Che, dato che so che. Ah, ok. Da Leonardo vuoi che tippi? Certo. Oh, ragazzi, però. Io vi do sti tippi iniziali, però non è che posso tipparvi ogni 2 secondi durante la live, sia chiaro. Allora, il Mona Supremo da il Leonardo K14, quello che è. Benissimo, ragazzi. Avete la schermata di Discord perché stiamo uscendo dalla base e non vorrei mai che tipo il Plamozzo vedesse. Perché una cosa riservata ci vuole. Alec. Allora, prima di tutto aspettate, torno un attimo indietro perché. Perché devo settarmi il letto. Perché non sono più un vagabondo che va in giro e non trova. No, io sono un vagabondo che muore di affogato, sono un vagabondo. Allora, no, ragazzi, io ci muoio così. No, io sto morendo. Non è vero? Oddio, avevo un cuore, ragazzi. Che pirla che sono. Sono veramente un pirla. Ok, riproviamoci. Ok, ci geniamo un attimo la vita. Grazie per la pazienza, però Alex qua non ci vuole. Cioè, bisogna un po' capire qua. Cioè, si può ottenere tutta sta visibilità così, dai. Potrebbe tippare anche Dalmona. Ah! A sto punto vi tippavo tutti. Guarda te se. Oh,
Basta. Basta. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Vediamo se so ritrovare la via di casa. Alex, mi sono perso. Allora, aspetta, probabilmente vado sotto così. Poi, ah, ecco, era qui. Ok, era qui. Sta guardando la live, non ci credo. Diego mi sente, ma certo, cioè no, non la sento. Non la sento perché sono mutato da Discord. Lei si è unito alla mia stanza? No. Cosa c'è? Mi dica, ma mi dica, signore. Io non starò questa live a girarmi i pollici, te lo dico già. È perché ti eri mutato, forse. Mutati e smutati nei momenti opportuni, scusi. Ah, giusto, qua devo togliere un attimo. Scusate, ragazzi, sarà una cosa veloce. Cos'è che vuole? Cos'è che vuole lei? Va bene, tipo da loro. Ok, dai, giusto perché sono online. Prativello da El Plamone. Ok, tipato, buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna. Ok, ci siamo un po' allontanati, ci siamo un po' allontanati. Adesso, ragazzuoli, dobbiamo un po' farmare, dobbiamo farmicchiare. Allora, noi abbiamo già un'armaturozza in ferro, come vedete. Oh, let's go! C'è anche Andy, ci ha visto Andy. Buongiorno, buongiorno. Allora, non so per quanto starò in questa live, però ciò che è certo è che qualcosa devo fare. L'ultima volta veramente siamo finiti per girarci i pollici in una maniera incredibile. Questa volta però mi devo impegnare. Abbiamo bisogno di un equipaggiamento migliore. Per adesso io ho il ferro, però bisogna trovare qualcosa di più potente. Oppure non lo so, un villaggio. Cos'è che potrei farmare se no? Allora, non stiamo in stati di guerra, però conviene sempre tenersi pronti. Sapete cosa? Sapete cosa? Cioè, se continuo questi messaggi, io veramente muto la chat, non me ne frega niente. Cioè, è Aeternos, ragazzi, è Aeternos. Bisogna avere pazienza, però. Dio boia, cioè. Va bene, allora. Adesso cosa dite? Ci prendiamo un po' di legna? Ah, giustamente, magari prima un po' di mucche. Già che ci siamo, ci facciamo il cibo. Ah, e poi cosa importantissima, dobbiamo trovarci un nome. Un nome per il nostro regno. Raga, se avete idee sul nome, scrivete in chat. Che io sarei curioso di vedere cosa proponete. Allora, io pensavo. Allora, tenete conto che noi vivremo in una base sopra un lago. Però allo stesso tempo avremo una buona fortificazione e ci gestiremo bene le strutture in futuro, spero. E saremo molto rispettosi col mondo. E sì, dovremmo evitare che cose brutte accadano, ecco. Siamo una sorta di agenzia barra sì, cioè regno enorme, fortissimo. Per adesso è tutto tranne fortissimo, però dai, piano piano ci evolviamo. Oh, Cavernozza! Oddio, ragazzi! C'è uno zombie. Ci sono due zombie, ma qua c'è un villaggio? No, 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 com'è possibile? Sono spawnati due zombie vicinissimi. È un plot twist. Allora, no, però stanno morendo di fuoco perché mi vogliono uccidere.
Mi sa che è il loro destino, ragazzi. Mi sa che li devo lasciare al destino, non saprei. Sì, anche lui. Allora, perché quella Meladoro, tipo, e con delle pozioni li puoi. Vabbè, sti cazzi, non mi frega niente. Andiamoci l'oro. Come si suol dire a Reggio Plutonio, meglio oro che avorio. Quindi raccogliamo tutto. Anche il carbone. Però ragazzi, siamo troppo pieni, siamo troppo pieni. Dovremmo tornare tipo alla base per scaricare un po' di cose. Beh, io magari toglierò delle cose che non mi servono. Per esempio, cosa ne faccio di un arco? Aspettate. Lo tiro al bambino. Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Bambino! Non ho preso il bambino, dai, che palle. Vabbè. Allora mi sa che, sperando di non cadere, aggiungiamo quest'altra ala della cavernozza. Senza morire, magari. Alghe, alghe dappertutto. Le nuove caverne, il nuovo update. Update della horra. Dei creeper che esplodono e che rompono le palle ogni 2 secondi. Esattamente, avete indovinato. Proprio lui. Vediamo un po'. Ci prendiamo tutto il gold. Non è il gold, dai. Non è il gold. Sono un ignorante. I miei neuroni oggi sono lenti. Cioè, boh. Ci prendiamo l'iron, il ferro. Il ragazzo è un compagno di classe che si chiama Ferro. Sì. E non è il cantante. Non è. No, è un altro. Bene, bene, bene. Oddio, se ci fosse stato Palmis mi avrebbe tirato una colonna di ghiaia addosso. Per fortuna che non c'è. In questo caso. Poi, aggiungendo il fatto che lui è il villain della serie, non è il massimo a priori. Allora, uno più palle. Ragazzi, ci dovremmo fare uno scudo. È solo parere mio. Comunque prima ho visto che dei shorts di YouTube sei davvero bravo a editare. Grazie mille, grazie mille. Ci metto davvero un botto comunque. Tu non hai idea, ci metto un botto. Però sto migliorando. Effettivamente se tu vai a vedere i primi video, io facevano schifo. Adesso sto migliorando anche se ci devo spendere un bel po' di tempo. Vabbè, tralasciando questo, mannaggia, meglio mi maledico quando ho tenuto alla base quel pezzo di tronco che mi serviva per fare in questo momento la crafting table. Adesso mi tocca stroncare un albero e non è mai bello stroncare gli alberi. Bisogna preservare la natura, ragazzi. Cioè, bisogna preservarla. Io non, cioè, sono stato obbligato, mi capite? Cioè, ero costretto. Non mi piace. Non mi piace. Vabbè, adesso ci facciamo tutto. Allora, scudozzo, serve più coso? No, aspetta, sono scemo. Non c'è bisogno dei bastoni, c'è bisogno del coso così. E poi scudozzo. No, lo devi cuocere. Lo devi cuocere, coglione di un Diego. Ecco, toc, tac, toc, toc, tic, toc. Cuociti, cuociti, coc, al forno. Cuociti, cuociti, cuociti carbone, cuociti lingotto, cuociti e fammi felice. Perché io non ho voglia di aspettare. Ok, ne bastava uno. Vabbè. Ok, intanto craftiamo il nostro. Oh, let's go, let's go. Allora, teniamo da una parte. Però sarebbe più comodo tenere la torcia, capito? Poi questo lo si tiene in altre occasioni. Tanto non abbiamo frecce, quindi cosa ci serve sta roba? Ne abbiamo una, scusate. Sì. Cosa ci facciamo? Comunque non serve a niente. Quindi adesso mi vuoi dire che io devo stare. Cioè, io sinceramente. A me mi cura. Personalmente mi fa cursed adesso raccattarli. Tipo non. Esotica la texture pack. Lo so. Lo so, Jack Nail. Ma sei nuovo di qui? Sei nuovo? Benvenuto comunque. È esotica, esatto.
È mistica. A me mi fa corsa adesso raccogliere. Io non c'ho un cazzo di voglia di aspettare. Però, Dio, si fa anche notte. Guarda, 2 secondi che parlo, che lascio il letto a casa e si fa notte. Let's go. Nei prossimi giorni credo che avrò la voice chat, così potrò parlare. Nice, nice, grande. Grande Andy. Allora, speriamo solo che non ci spulpano tutti i mob, perché potrebbe essere un grande problema. Ma è vanilla pulita? Sì, è pulita. Le uniche cose che si possono definire mod slash plugin sono cose che non vanno ad impattare il gameplay. Cioè, giusto la chat vocale, 2 plugin. Però sì, è abbastanza pulita. Anche se qualche moddozza sarebbe un buon content. E Dio, solo a me dà un botto di ansia sta colonna, sto parete di ghiaia. Cioè, ragazzi... Comunque l'ho detto anche prima, se ci fosse stato Palmi adesso, se ci fosse stato Palmi, guarda, saremmo morti tanto... Oh, per fortuna che qualcuno dorme, il mio salvatore. Se fosse stato Palmi mi avrebbe fatto cadere tutto addosso e sarei morto di una morte orribile, lenta e dolorosa. Ti dico che sono un giocatore che preferisce di gran lunga Minecraft e Vanilla rispetto a mod o robe varie. Ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo. Cioè, sì, la vanilla pulita rispecchia il gioco nella sua essenza originale, nella sua lore definitiva, sì, ha senso. Le mod dipende, ci sono i mod pack che funzionano, le mod belle, le mod blu, le mod blu, non so parlare. Le mod brutte, le mod belle esistono, quelle che ti fa laggare, quelle che sono più leggere, se trovi il giusto... Ci stanno anche, però sì, sinceramente per me è uguale. Usi il data pack della Redcraft? No, non so di cosa lei mi stia parlando, mi dispiace. Ma l'inventario è pieno di buoni, io dovevo svuotarlo un po' di più. Perché mi faccio male da solo? Sono un danno per me stesso. Foxy che spamma le emoji, nice. No bro. Ah, cadi, bastardo, guardalo. Oddio, ragazzi. Partiamo malissimo. Almeno facciamo qualcosa. Comunque dicevo, già che ci siamo, quanti spec siamo? 4 spec, vabbè, e intanto che vi parlo così. Allora, noi dobbiamo fondare un regno, no? Ecco, guardate, a proposito del fatto che mi curseggiano i lingotti grezzi non cotti, adesso devo cogliere anche quello, uno slot in più che mi occupa, mannaggia me. Dicevo, noi dobbiamo crearci un regno, no? Mi sa che è il caso di tornare a casa, comunque. Vabbè, ora entro, ok. Non avete notato la notte passata velocissima una volta dormito? Ah sì, no, ma quello è un altro plugin che ho messo io, ma è giusto così perché non rendere delle cose cursed. Cioè, ci può stare, lo potrei anche disattivare quando voglio, però sì, è una cosa piccola. Sì, io sto alla stetega del villaggio, no vabbè, grande Foxy. Vabbè, io dicevo... Noi dobbiamo fondare il nostro regno, no? Il problema è che non abbiamo niente, e, cioè vabbè, col tempo faremo, per carità, e dobbiamo scegliere un nome per questo regno, un nome per la fazione, un nome del regno, sarebbe carino fare anche uno stendardo che ci rappresenti. E anche nel data che del Redcraft, per questo l'avevo chiesto, ah ok. Sì, anche date perché interessanti, sono delle diciamo cose alternative che risparmia di utilizzare magari plugin o mod varie. Vabbè, si fa, ma che stile vuoi farlo il regno? Tipo medievale? Adesso non lo so di preciso neanch'io, però vediamo un po' cosa trovo online e vi dico. Comunque... Secondo me una futura base lì in quel lago ci starebbe un botto. Però sì, penso che la faremo tipo stile
medievale ma slash fantasy, non lo so. Ragazzi, io non vorrei perdermi. Ragazzi, io non vorrei perdermi. Non vorrei perdermi. Sinceramente ci tengo. Cioè, io ero venuto qui con l'intento, capito, di esplorare le caverne e tutto. Però, ok, ho ritrovato la costa. Perfetto. Farei delle farm? Se sì, quali? Vabbè, sì, ci sono un bordello di farm che potremmo fare. Per esempio, c'è quella del pollo infinito, che bastano uova, cose di redstone. Vabbè, per adesso non ho particolari cose che... O tipo la più OP secondo me è quella del golem, dell'iron infinito. Quella, una volta che l'avremo, sarà tanta roba. Però è... cioè, ci si mette un bel po' per farla. Cioè, perché ci vuole anche la name tag. E quindi diciamo che trovarla, cioè, è tutt'altro che parlarne. Cioè, è difficile, devi esplorare dungeon e buona fortuna, cioè... Bra, 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 bra. Non uccidetemi, Enderman, vi prego, non vi fisso. Allora, non vi fisso. Wow, non voglio morire affogato. Quindi, ecco, prendiamo un attimo il respirozzo e ci si sprofonda. Ecco, volta per volta. Ah, comunque, belli questi canali. Possono essere anche abbastanza strategici per sfuggire a eventuali attacchi. E non è la nostra base definitiva. Sarà una sorta di rifugio che comunque è migliorabile col tempo, per carità. Quindi, bello. Il problema è che se non trovo l'entrata, io tipo muoio. Oddio ragazzi, ok, acqua, acqua. Che ansia fondali così, lo so. È anche il motivo per cui ho scelto questa base, perché cioè uno dice, cazzo, sto per affogare, e dopo esce. Geniale. Quanti anni hai, se posso chiedere? Ah, certo, io... Ho compiuto da poco, proprio a gennaio, i 16 anni, quindi nice. Allora, vediamo un po'. Penso che dovevamo andare di qua, esatto. E qua, se non sbaglio, no, qua è un vicolo cieco. Oddio, ragazzi, dov'è la porta? Ok, prendiamo un attimo il respiro. Prendiamo un attimo il respiro, che non si sa mai, è sempre un urto. La Madonna, che voce c'hai, sembri un ventenne, in senso buono ovviamente. Ah, grazie mille, apprezzo moltissimo che ti piace la mia voce. Che effettivamente cioè, è un po' strano, cioè ho la voce un po', nel senso in questo momento, sono un po' anche raffreddato, però sì, generalmente ce l'ho anche un po' più profonda io. Ho la deep voice. Allora, aspetta, abbiamo un bordello di cose, ragazzi. Cioè, io mi andavo in giro con la mela d'oro così. Non va bene, non va bene. Ma poi cosa me ne faccio di 3 stack di cobblestone così a gratis? Depositiamola. Ah, queste cose possono servire perché finiscono in 2 secondi gli archi. Guarda, ciao, ciao. Te tengo giusto il più rotto perché ho 3 frecce. Anzi, no, no, neanche, neanche, dai. Si fa il PvP, si fa il PvP. Così non me ne frega niente. Oh, c'è Andy, ok. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto. Vedete, ragazzi, cioè, è molto strategico. Cioè, uno anche solo per entrare rischia l'affogamento. Bella, bella. Vabbè, la fornace me la porto dietro. Lo zio Mela lo depositiamo. Questo ci sta. Ah, sì, teniamolo tutto. Questo è il suo stack, cioè questo è il suo slot. Avresti cibo? Certo. Oddio, mi pushano. Ragazzi, mi hanno pushato e poi sono un coglione! Ho tenuto l'output del gioco, il volume del gioco completamente staccato. Sì, comunque tieni... cioè, completamente disattivato. Perché sapete com'è, quando tipo attivo gli overlay, tipo dello starting, non voglio che si senti per esempio il rumore di Andy che mangia le cose, quindi... Ok,
Ecco, sì. Adesso però lo sentite, giusto? Adesso va bene. Sì, l'ho rimesso, sono io stupido. Comunque adesso devo un attimo andare, vi devo un attimo lasciare e vi metto un attimo in overlay di waiting perché mi hanno pushato e devo tipo andare a preparare la tavola che... Non lo so, noi siamo un po' così, cioè... Non so se è una cosa solo nostra, però... Tipo tendiamo a mangiare sempre un po' più tardi, a differenza dei miei amici che tipo mangiano verso le 7, 7 e mezza. Io mi trovo a mangiare a volte alle 9, quindi vi devo lasciare un attimo. Non devo andare a mangiare, ma devo preparare la tavola, quindi torno fra poco. Intanto, se volete l'IP è sapete dov'è? Sì, è nel titolo della live, 1.19.2 e vabbè, è a dopo. No, comunque, regà, io non vivo al sud. Non vivo al sud, sono un Nordman. Wow. Provengo dal nord. Ok, a dopo.
Buongiorno, sono tornato. Buongiorno, cosa succede in chat? Ok, Colin Ugures. L'astia si tinge di marrone perché viene il terrone. Ma perché così? Così? Va bene, apprezzato. Apprezzato. È nuovo anche questo bro. Buongiorno. Vabbè, comunque siamo qui in vanilla e niente. E niente. Allora, facciamo un attimo sta roba. Dov'era il magazzino? Ah, ecco. Magazzino tra virgolette, magazzino perché... Rieccolo, esatto, buongiorno. Rieccomi. Cuociti. Cocal. Bene. Dai, lo lascio qui, io non... Guardate, sentite. Me ne tengo un pochettino e si va. E si va, dai, no, ci sta. Sono abbastanza libero così. Alluri. Comunque, no, dicevamo. Un maiale, ragazzi. Bello. Si chiamerà... Mi ha guardato male, mi ha offeso con lo sguardo. Era profondo e penetrante, non... Cioè... Era una minaccia, mi dispiace. Vabbè, si torna al farming perché non ho un cazzo, non ho... Devo farmi una vita. Tanto qua, tanti signori. Andy online, Alec che è da loro. È dai villain. Andy, non Andy, Alex. Raga, mi sa che a brevissimo devo pure tornare in schermata di waiting perché devo andare a mangiare. Che palle. Cioè, neanche il tempo di preparare la tavola e già mia mamma via pronto. Cosa mi avrà preparato? Uova, penso. Uova per tutti. Andiamo? Mai vista vanilla così attiva? Questo rende anche me fiero, ragazzi. Sì, arriva. Raga, si fa aggressiva la situazione. Mi sa che vi devo lasciare ancora. Vi giuro che non era voluta questa cosa. Niente, ci sono forze maggiori che mi chiamano e quindi io penso che tornerò dopo un altro po'. Comunque dicevo, prima di lasciarvi, anche a me rende orgoglioso questa cosa che ultimamente siamo molto attivi. Anche vedere la chat un po' più partecipe... Dio boh, mi suonano! Dio coniglio, va bene. Quindi a dopo, sì, comunque sono soddisfatto di tutti i miei bro nuovi che mi seguono. Quindi continuiamo così, dai. Il popolo è molto forte. Quando vuole il popolo, sa il fatto suo. Va bene, a dopo.
Ma cosa? Ragazzi, ho messo veramente ending. Regà, ho messo ending. Ho messo ending. Che sono tornato comunque. Ho messo ending. Dio, sono rincoglionito. E allora, cerchiamo di non perderci. Troviamoci qualche cavernozza. Ecco, quella di prima. Let's go. Mi stavo perdendo. Poi. Aspetta, quanti siamo già? Siamo in 5. No, perché se non sbaglio, il nostro server ha un limite di. Ho un limite di player che possono entrare contemporaneamente. Quindi, nel caso volessero entrare anche più gente, lo aumento senza problemi. E. Pericoloso. Pericoloso, bello impegnativo qua. Nonostante questo, siamo 4 spec. Wow. Allora, esattamente io come faccio ad aggiungere quella parte lì? Allora, facciamo così. Io mi sprofondo. Sprofondo nel dispiacere. Ecco qua. Oh, let's go. Oh, let's go. Allora, adesso si farma il farmabile. Poi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Perché sa che devo comunque andare fra quanto. Cioè, mezz'ora, non lo so. Oddio, mi è esploso un creeper alle spalle. Io devo stare attento. Devo stare stra-attento. Oh. Ho quasi guardato in faccia un Enderman. Sono un pazzo. Va bene. Sarei curioso di vedere cosa stanno facendo anche lì. Gli altri. Bastardo, non ti ho visto! Non ti ho visto, ma almeno quando. Quando mi provochi, eh? Quando mi provochi, no? Cioè, fatti un po' vedere. Cioè, mostrati al mondo. Non nasconderti, vile essere abominevole. Quanti Enderman ci sono? Cioè, è un pericolo enorme. Ok. Purtroppo mi sa che un po' di gente è andata. E se volessi scendere? Ma qua è già stato esplorato? No, aspetti. Aspetti un attimo. Qua è già stato esplorato. Ma, cioè, non penso che abbiamo fatto una base qui. No, no, l'avranno semplicemente esplorato. Ma, ovunque. Ovunque si intrufolano. Playerozzi. Allora. Qua sotto. Non c'è niente. Ok. Grazie gioco. Grazie gentile. Sempre gentilissimo, eh. Comunque, sempre gentilissimo, come sempre. Come sempre, buongiorno. Bellissimo. Allora, facciamo una cosa buona. Facciamo una cosa fatta a modo. Allora, troviamo un'altra cavernozza. Io mi cerco un'altra cavernozza. Che oggi abbiamo fatto poco, dovremmo. Questa live è diventata un po' noiosa, forse. Dovremmo scegliere un nome per. Adesso, vabbè, aspetto quando c'è qualcuno. Magari sto parlando da solo. Naboli Juve, ei perol. Naboli Juve, ei perol. Ah, è questa la caverna di prima. Ok. Let's go. Io voglio morire. Io. Non mi fa neanche respawnare. Adesso di corsa. Sono morto, ragazzi. Sono morto. Sono morto. Regà, regà, regà. Regà, devo correre.
Raga, devo correre, raga, devo correre, raga, devo correre, devo correre, devo correre, devo, de, devo, devo correre. Esigo correre. Non ho niente. No, ragazzi. Raga. Siamo in una situazione di ambiguo pericolo. Allora, facciamo una cosa. Okay, ripercorriamo un attimo i nostri passi. Allora, la cavernozza si trova sempre qua dritto. Cioè, vuoi vedere che l'unica volta in cui ci serve veramente andarci, non la troviamo. Dai, mi ricordo, mi devo ricordare per forza, se no veramente, cioè, che dire? Che dire, ragazzi? Minecraft con la Keep Inventory, una gioia, veramente. Dove sono morto? Vorrei tornare, vorrei recuperare le mie cose perché sono caduto, sfracellato al suolo. Mie cose, ragazzi, le mie cose, dove sono finite? Io esigo ritrovare miei oggetti e miei oggetti recuperare. Oddio. Spero di non fare tipo il girare in tondo. Oddio, aspettate. Aspettate, sta giungla, intorno a sta giungla. È per forza intorno a sta giungla. Siamo fortunati, è proprio quello, davanti a noi. Oppure è solo un normale crepaccio. È un normale crepaccio. Come farò? Regà. Si è perso. Vabbè, non avevo delle cose importanti. Non avevo delle gran cose. Però cavolo, l'armatura. Il mio cibo. La mia armatura, il mio cibo. Ah, è qui, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato la caverna. Dai Roma. Oh, è tutto qui. Che culo. È tutto qui. No. Sale il bastardo. Ci dobbiamo tappare da qualche parte. Ecco qua. Ecco. Oh no, vabbè, facciamo così e così. Oddio! Allora, mettiamoci un attimo a posto. Mettiamoci un attimo a posto. Oh, che ansia. Morte stupida, però. Madonna. Allora. Ok. Mettiamo tutto come era prima. Secchio ce l'avevo di qua. Sono vivo. Mi sa che devo lasciarvi. Ragazzi, penso proprio che sono in una situazione critica. Cioè, no, in realtà mi sono salvato, mi sono paraculato tantissimo. Però direi che, dai,
Potevamo far di meglio questa live. Potevamo veramente far di meglio. Avrei sperato di avere più tempo, però abbiamo iniziato la live a quest'ora qui e non potevo pretendere altro. Cioè, ci abbiamo provato. Faremo di meglio, faremo di meglio. Io mi sa che vi saluto perché veramente mi stanno pressando troppo. Un push dietro l'altro. Quindi questa live va così. Questa live va così. È stato comunque bello. Siamo molto attivi ultimamente. Vi ringrazio un botto tutti. Tutti quanti. E niente. Vi saluto ragazzi. Io sono vivo, non vi preoccupate. Guardate, mangio. Let's go. Let's go. Let's go. Guardatemi quanto sono bello. Mentre affogo. Ah. Wow. Wow. Bene. Benissimo. Benissimo, ciao. È stato bello.